Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul consueto appuntamento qualche volta che faccio un video. Comunque, sì, non stiamo qua a sfottere l'Inter, non stiamo qua a sfottere l'Inter perché ha perso con Liverpool. Va bene, perché ragazzi, tanto guardiamo in casa nostra. Intanto, partiamo in casa nostra che abbiamo una partita molto molto delicata. Villarreal che non sarà tanto semplice, però ragazzi, no. Vabbè, ci può stare che pochettino, ma ragazzi, si parla di Champions e quando si parla di Champions bisogna un pochettino scavalcare le altitudini degli sfottò. Ragazzi, va bene che sono un juventino, ma ragazzi, diciamo, un po' dispiace perché l'Inter sappiamo che è una buona squadra, però ragazzi, ha avuto tante occasioni anche se non l'ho seguita, però ragazzi, dai, siamo qui, però non diciamo più che poteva capitare. Anzi, bisogna prendere il calcio. Com'è? Perché ragazzi, non si può mai dire, anche se giochi bene, hai sempre quella mentalità, quella stanchezza mentale e fisica che sappiamo che in Champions le altre squadre sono di livello perché stiamo parlando del Liverpool, però ragazzi, bisogna che guardiamo anche casa nostra, perché anche casa nostra qua con Villarreal è inutile che ascoltiamo l'Inter che dopo facciamo ora a tirare le somme del risultato, perché dopo ci aspettiamo se ci sarà un risultato tra virgolette che ci va bene, buono, e se no, se c'è quell'altro lato che abbiamo visto nell'Inter, la ragazzi, là ci scatena il sfottò più esclusivo da parte di interisti, milanisti e compagnia cantando. Comunque ragazzi, stiamo lì a pesare la bilancia, perché l'Inter ha perso, ma bisogna guardare in casa nostra. Bisogna guardare in casa nostra e bisogna concentrarsi, anche se sappiamo che Allegri ha un gioco di merda, però ragazzi, non lo so, ogni volta che le squadre italiane vanno a giocare in Champions, non so, hanno un crollo psicologico e mentale. Partono bene e dopo c'è sempre la mazzata finale, che non lo so. Dai, siamo qui a dire notizia straordinaria, lì l'Inter ha perso. No, aspettiamo noi, adesso tocca a noi.
tocca a noi e qua ci... Qua è dura. Qua è veramente dura. Comunque, ragazzi, non vi dico neanche di iscrivervi al canale. Anche se non sono un oratore di palla di calcio, che si vuole iscrivere si iscriva. Però, ragazzi, sono onesto, non sto lì a dire che l'Inter ha perso. No? E dal mio sesto senso un po' mi dispiace, però ragazzi, l'Inter ci odia a noi sportivamente e noi odiamo loro sportivamente parlando. Però ragazzi, ho sempre detto basta che non se mandiamo fanculo tra di noi. Però ragazzi, c'è sempre lo spotto sportivo, ma non in senso scherzoso così, ma ragazzi bisogna vedere adesso pensiamo a Juve Villarreal e puntini. Io non voglio pensare a niente, non voglio trarre conclusioni, non voglio fare pronostici, perché i pronostici portano sfiga. E per il resto, ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video, la prossima news, anche se qua leggete break news. Vai, bisogna essere un po' professionali, qua, ragazzi. Oh. E, a posto, ragazzi, dai. A posto, siamo loro. Gli altri tifosi sono contenti perché l'Inter ha perso, però prima guardiamo nel giardino nostro e dopo valutiamo anche se l'Inter ha giocato bene, perché l'Inter gioca bene, meglio di noi, anche se abbiamo preso Vlahovic, ma c'entra niente. Gioco non abbiamo e guardiamo nel complesso l'Inter come ha giocato. Guardiamo l'Inter come ha giocato, a prescindere che ha perso, però con Villarreal non sarà affatto semplice e soprattutto loro, la Juventus, noi in generale come tifosi dobbiamo crederci, però dipende da un allenatore solo, Allegri, appunto. L'Inter ha Inzaghi e lì è a posto, l'Inter è a posto, siamo noi che non siamo a posto. E abbiamo iniziato a fare gioco ieri altro. Noi abbiamo fatto gioco ieri l'altro. E l'Inter ha già fatto una progressione di avere gioco. Altro che noi. Ciao ragazzi. Comunque, se avete capito il concetto, penso di sì, ma non so chi vedrà il video fino alla fine, non importa, io ho detto la mia e iscrivetevi al canale. Bene, da Juventino Periferico a posto e a posto, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.